abbiamo detto, adesso Hidalgo si è spostato dalla parte opposta, si incuneano anche i difensori, questo vuol dire sicurezza, attenzione, palla e gol per Karazas, un corridoio incredibile, vantaggio peruviano, la gioia di Karazas, tutto questo alla mezz'ora. Eh sì, però l'Argentina in difesa è una sciagura, l'abbiamo detto e si è arrivata. Bolivia-Colombia con Massimo Caputi e Giacomo Bulgarelli, domani ancora sarà completato il quadro dei quarti, ma seguiamo dal sinistro, vincente di Hidalgo, secondo gol per lui, Argentina quindi adesso con due reti da recuperare. E quando calcia questo è preciso, è un giocatore pericoloso quando va avanti, evidentemente ha dei compiti proprio dal suo allenatore. Argentina deve credere ancora nelle possibilità di recupero, anche se ha soverchie difficoltà in fase d'attacco. Calcio di rigore ancora. Eh sì, calcio di rigore ancora. Reina stavolta tocca la palla con la mano. Adesso vediamo se sul sinistro di Delgado. Adesso vediamo se tira ancora Gagliardo. E questa è davvero una per l'Argentina. La regia non ci conforta. Countdown 3, 2, 1 e il destro di forza da parte di Gagliardo. Il giocatore che sbaglia ma si prende le responsabilità. Si accende una mischia. Deve stare attento l'arbitro Moreno a non farsi sfuggire la partita. Il clima si fa incandescente, l'Argentina si riporta sotto. Vedete alcuni giocatori molto nervosi.